Buonasera, benvenuti all'ultima puntata di Speciale Elezioni. Siamo vicini al momento della verità. Tra due ore termina la campagna elettorale per le regionali in Abruzzo, ci sarà il silenzio elettorale e domenica si voterà dalle 7 alle 23. È il momento dell'ultimo confronto, che molti dicono sarà decisivo magari per convincere gli ultimi elettori ancora incerti sul se e sul chi votare domenica. E sono con noi i due candidati alla presidenza della regione, Marco Marsilio e Luciano D'Amico. Buonasera, benvenuti. Marsilio, buonasera. Buonasera. E buonasera anche a D'Amico. Buonasera, buonasera, grazie. Sono qui nel nostro studio insieme al mio compagno di viaggi, il direttore del quotidiano Il Centro, Piero Anchino. Buonasera, buonasera direttore. Buonasera, buonasera. E allora, inizio proprio da te, Piero. Perché insomma, siamo veramente agli sgoccioli di questa campagna elettorale impegnativa per tutti, per loro soprattutto, ma anche per noi che li abbiamo seguiti giorno per giorno, a partire dal primo confronto proprio qui in questa televisione, dove concludono, e per questo li ringraziamo, la loro campagna elettorale insieme a Rete 8 e a Il Centro, direttore del Centro, al quale chiedo un giudizio sui toni e sui temi di questa campagna elettorale. Verrebbe da dire qui si fa l'Abruzzo, ma forse anche qui si fa l'Italia in qualche modo, perché questa tornata elettorale è stata caricata di significati anche extraregionali. Però per riportare il tutto nei confini nostri abruzzesi, direi che è stata una bella campagna elettorale, e questo va dato merito in particolare ovviamente ai candidati. E sono riusciti ad affrontare i temi giusti, i temi che sono più a cuore ai cittadini. E una campagna elettorale partita con toni, non dico bassi, ma con, come aveva detto anche l'altra volta il candidato D'Amico, con parlare di una politica in maniera ragionata, e poi si è passati invece a un confronto un po' più acceso. Infatti poi la prima domanda che volevo porre ai candidati proprio su questo. Ripeto, è stata una campagna elettorale positiva, non noiosa, non banale. Erano tanti i temi da affrontare e sono stati sviscerati, secondo me, in maniera anche intelligente, sia nei nostri studi, ma sia ovviamente anche negli altri appuntamenti che ci sono stati. Io temo che i dubbi restano tanti, perché ovviamente sono tanti i problemi sul tavolo e non è semplice convincere i cittadini che la situazione migliorerà nel giro di poco tempo. Però io mi rifarei ai toni di questa campagna elettorale e volevo porre subito la prima domanda ai candidati. Sì, però dobbiamo un attimo prima sistemare alcune cose, cioè nel senso di ricordare, perché ce lo chiede anche il Coricom, le regole su cui si svolge questo confronto, che è dettato dalla par condicio. Avranno un paio di minuti di rispondere, saremo un po' elastici ovviamente, perché sono in due, potranno completare il loro ragionamento, eventualmente recuperare anche successivamente. Poi insomma hanno avuto sempre un grande fair play in questi loro incontri, e sicuramente sarà così anche questa sera, quindi andremo sul dibattito. C'è stato un sorteggio iniziale, quindi il primo a rispondere per tre domande sarà D'Amico, poi Marsilio replicherà e poi avremo l'inversione sulle successive tre domande di domanda e risposta. Chiedo scusa direttore, poi procede la prima domanda. Fatto bene a fare questa puntualizzazione. Una campagna elettorale che è cambiata in corso proprio perché, come abbiamo detto in apertura, ha una valenza anche nazionale. Dopo quanto accaduto in Sardegna, comunque è innegabile, per quanto poi il voto regionale è comunque un voto regionale e non cambierà nulla ovviamente nell'assetto nazionale, perlomeno credo, però è in dubbio che dopo quanto accaduto in Sardegna comunque il voto in Abruzzo assume un significato particolare. Quello che fino a qualche mese fa sembrava una sfida tra due candidati che rappresentano i due schieramenti principali, adesso potrebbe avere un significato di natura diversa. Ecco, volevo chiedere ai due candidati,
Anche per questo motivo i toni della campagna elettorale sono cambiati decisamente rispetto anche alla prima volta che ci siamo visti qui, in cui il dibattito è scivolato via in maniera molto, molto serena, anche con toni cordiali. È innegabile che negli ultimi tempi lo scontro si è acceso. Ecco, è la normale dialettica politica, soprattutto nell'approssimarsi della data del voto, o c'è stata qualche causa scatenante che ha provocato questo cambiamento nei toni della campagna elettorale? Luciano D'Amico. Grazie, ma io non attribuirei un valore nazionale ad un'elezione che è per rinnovare il Consiglio regionale dell'Abruzzo. Io sono particolarmente felice dell'esperienza che stiamo proponendo agli abruzzesi. Le forze della mia coalizione, i referenti regionali delle forze della mia coalizione hanno trovato un'intesa su alcune linee programmatiche. Su queste linee hanno chiesto poi delle candidature, fra cui anche la mia, io ne sono stato davvero molto onorato. E insieme con tutte le abruzzesi e gli abruzzesi abbiamo tradotto queste linee programmatiche in un programma di governo per la Regione Abruzzo. Abbiamo parlato di Abruzzo agli abruzzesi. Poi naturalmente a livello nazionale sicuramente il risultato potrà essere commentato, però il messaggio che trasmettiamo anche a livello nazionale nella mia coalizione è che bisogna concentrarsi sui problemi del contesto specifico a cui si riferiscono le elezioni. Parliamo di Abruzzo, parliamo dei problemi dell'Abruzzo agli abruzzesi. Io auspico che questo possa poi accadere anche in altri ambiti territoriali, anche in altri ambiti istituzionali. Naturalmente l'auspicio è che si possa anche in questi altri ambiti dimostrare quello che in Abruzzo abbiamo dimostrato, che è possibile un'alternativa al governo delle destre. Grazie. Marco Marsilio. Ma io credo che fino a che si è parlato di Abruzzo agli abruzzesi si è mantenuto un certo tono, e d'altronde però che cosa succedeva? Che se vengo attaccato per le liste d'attesa io racconto che le ho trovate lunghe così, poi è arrivato il Covid mentre cominciavamo ad attaccarle e si sono ulteriormente allungate, e dopo 2 anni abbiamo recuperato quello che si era accumulato di più e un pezzo di quello che ci era stato lasciato. Cadono gli argomenti, la sanità pubblica devastata, lascio 4 ospedali nuovi, pronti gli appalti da fare, e quindi quando diciamo sugli argomenti la sinistra ha cominciato a mostrare la corda, arriva la Sardegna, si ringalluzziscono, cambia il clima, arrivano come dire i corpi speciali, piovono i giornalistoni d'inchiesta, le piazze pulite che fanno ore di trasmissione parlando male dell'Abruzzo agli italiani e non agli abruzzesi, raccontando bugie e menzogne. Ad esempio ieri sera qualcuno diceva che l'accordo di programma firmato con il ministro Schillaci per dare 60 milioni all'ospedale di Chieti, che è stato approvato dal MEF, dalla Salute, dalla Conferenza Stato-Regioni e che è oggetto di un accordo di programma, era solo un protocollo, come dire chiacchiere, non è vero, non si fanno gli ospedali, sono tutte bugie che racconta l'amministrazione di destra, e si raccontano bugie anche sul piano personale. Io sono stato oggetto di attacchi anche un po' vigliacchi sulla mia vita privata, su dove dormo, ho dovuto mostrare come dire la biancheria intima stesa sul balcone di casa per smentire certe illazioni, e spero che aver mostrato la mia abitazione non mi esponga magari a qualche buon tempone che ha malintenzionato. E questo è un po' il tema sotto le mie pagine. È da un po' molto tempo che i militanti e i dirigenti locali raccontano storielle grottesche come quella che io non saprei quanti mari bagna l'Abruzzo, ma non è che lo raccontano i buontemponi o i leoni da tastiera. Viene Calenda, Bonelli, i leader politici a dire questa panzana. Potete mai pensare che non il presidente della regione nato da famiglia abruzzese, ma un uomo qualunque al mondo possa pensare che l'Abruzzo è bagnato da 3 mari? Questi sono gli argomenti che si sono utilizzati nei miei confronti. Spero di poter continuare a parlare del merito delle questioni. Allora, visto che c'era un tema, direttore, ci siamo dimenticati di una domanda che sulle colonne del Centro questa mattina ha posto come domanda iniziale il collega Lorenzo Colantoni. Quindi la ripropongo, ed è proprio legata a questo argomento su cui c'è stato, insomma, ieri si è discusso molto anche sui media nazionali. Ma
Allora, domenica si vota dalle 7 alle 23, ricordiamo dalle 23 e un secondo, noi vi proporremo l'exit poll in esclusiva, Rete 8 il centro con Antonio Noto, quindi insomma saremo tutti attaccati, noi per primi. Avete fatto lo scoop. Che sì, perché anche perché poi adesso so che anche la CNN manderà Rete 8. Esatto. La RAI e Mentana stanno cercando di... Bravo. La RAI e Mentana stanno allestendo le maratone per seguire, insomma, quello che daremo noi. Avete fatto bene, bravi, sì, ottimo giornalismo. Poi, insomma, poi sarà a voi scegliere il momento in cui commentarli. Però io vi faccio altra domanda rispetto alla vostra giornata di domenica, che è quella appunto che ha posto il collega Lorenzo Colantonio. Dove andrete a votare? A che ora andrete a votare domenica prossima? Allora, parto io. Dove, io voto a Pescara, dove è scritto lei, a Pescara, sì. Lamazzini, in viale Regina Margherita. Credo che andrò in tarda mattinata, sperando che sia anche una bella giornata per poter fare poi una splendida passeggiata in città, magari anche sul lungomare. E soprattutto lei, Presidente, a Pescara, a Torrevecchia Teatina, a Chieti, dove? No, io sono residente a Chieti e voterò nel seggio di via dei Frentani a Tricalle, quindi... Ci andrò anche io in tarda mattinata, dopodiché andrò a Tocco da mio padre con la mia famiglia e passeremo un pranzo per rilassarci e per raccontarci un po' di cose e magari per dedicare un po' di tempo ai miei vecchi e ai miei cari che ho poco tempo di curare. Bene, dopo questo gossip insomma, personale andiamo con altre domande più pratiche. Lo spot con il papà, devo dire, è stato ben realizzato, però mi incuriosisce sapere magari fuori dalla registrazione cosa ha detto il papà, perché mi hai tirato in questo modo. No? Comunque devo dire, è stata una buona idea. Dunque no, tornando e chiudendo poi il discorso dei toni che si sono accesi, anche perché mi sembra che soprattutto il candidato Marsiglio, insomma, è piuttosto indispettito, diciamo così, da alcune vicende, tanto che credo proprio nella giornata di ieri ci sia stato un comunicato da parte del Presidente in cui minaccia anche denunce e di risolvere qualche questione in tribunale. Ecco, è sempre un peccato quando la campagna elettorale si conclude, diciamo, in modo così violento, anche verbalmente, e la domanda è proprio questa: ma non si può evitare di arrivare a litigare? Che poi, secondo me, la gente si allontana dalla politica anche di fronte a situazioni così accese, cioè il confrontarsi in maniera così violenta verbalmente, secondo me, alimenta nella gente la convinzione: ma allora perché devo tornare a votare? E siccome il primo partito in Abruzzo, purtroppo, dico purtroppo, è quello dell'astensionismo e bisognerebbe cercare di convincere tanti che non vogliono andare a votare o che hanno deciso di non andare più a votare, invece convincerli a tornare alle urne, ecco, proprio una politica più ragionata, una politica più con toni più sereni, secondo me favorirebbe il ritorno alle urne. Non siete d'accordo? Ma guardi, direttore, lo dice a me che l'ultima volta che ho alzato i toni credo sia stato quando avrò litigato con qualche amichetto alla scuola elementare. Non mi sembra di aver alzato i toni, anzi ho sempre proposto un confronto e un dibattito sulle idee. Semmai, ma immagino che mi sia stato riferito male, mi hanno detto che il Presidente Marsiglio mi ha dato dello sciacallo e del bugiardo, però va bene, non mi arrabbio per questo, ho già detto, me ne faccio una ragione. Poi è ovvio, le squadre sono squadre che si contendono un risultato elettorale, che vogliono offrire un programma elettorale, e c'è chi le sostiene in un modo e chi le sostiene in un altro, però siamo in democrazia, parliamo, insomma, al di là degli insulti, che ripeto, non mi sembra di aver mai pronunciato, o se lo avessi fatto sarei pronto subito a scusarmi, ma non credo che ci sia un clima, come dire, di intimidazione. La violenza che ho trovato in questa campagna, semmai, è in alcuni messaggi, ma non li riferisco nemmeno al Presidente Marsiglio, ad esempio li riferisco alla Presidente del Consiglio, che dice che nel caso si verificasse una discontinuità di governo, per l'Abruzzo sarebbe, credo abbia usato la parola, un cataclismo, una catastrofe, una cosa del genere. Quello è un messaggio che io trovo violento, perché è un messaggio per influire sulla libera determinazione e la volontà degli elettori. Grazie Marsiglio. Beh, certo, il problema è che se dietro il volto garbato e sorridente del candidato si invece rivelano poi i volti arcigni e sguagliati
di deputati che vengono sotto gli ospedali con le sirene per impedire a un direttore generale di illustrare i lavori in corso e di rendere conto a me innanzitutto, perché non c'era nessun comizio in corso in quel momento, ma solo un sopralluogo con i tecnici e con gli addetti ai lavori, perché era mio dovere, e lo è tuttora, e lo sarà fino all'ultimo giorno in cui sarò presidente, verificare se le opere si fanno e se i direttori generali delle ASL stanno facendo quello che è il loro dovere, anche perché i tempi del PNRR impongono scadenze precise e noi le stiamo rispettando tutte. E se poi vengono i leader nazionali a raccontare, come detto prima, che io sono un alieno, un abusivo, che non so nemmeno, sono così ignorante, ma proprio così tanto, tanto, tanto ignorante, da pensare che l'Abruzzo è bagnato da tre mari e questo diventa l'oggetto di una campagna elettorale strisciante, denigratoria, che invade tutta la pubblicistica, e ripeto, non la fanno i leoni da tastiera che si nascondono dietro un computer, lo fanno leader politici che guidano le liste. Quindi a me sta bene parlare del merito, non vedo l'ora di poterlo fare e magari di ascoltare domande sul merito, perché potrò raccontare di una regione che 5 anni fa non faceva i bilanci, non presentava i rendiconti alla parifica della Corte dei Conti, 4 bilanci successivi senza la parifica della Corte dei Conti, una regione canaglia che è stata rimessa in piedi. Certo che è un disastro se perdiamo, perché una classe dirigente che ci ha consegnato una regione in quelle condizioni è una classe dirigente che tornerebbe a governare, perché non c'è stato nessun rinnovamento. Tutti gli uomini di punta del centro-sinistra, della sinistra, sono esattamente quelli che hanno governato male la regione, il cui presidente se ne è fuggito a Roma facendosi eleggere senatore e rimanendo a Roma sulla comoda poltrona del senatore, mentre io ho fatto il percorso contrario, lasciando una poltrona comoda per venire a mettere mano ai guai che l'Abruzzo stava soffocando. Allora, andiamo sui singoli temi. Direttore, una Sì. domanda, adesso risponde per primo Marsiglio. Sì, andiamo sui singoli temi, ma proprio aprendo il capitolo dei temi, io mi riaggancerei al discorso dell'astensionismo, perché comunque sono 600.000 gli abruzzesi che non votano, praticamente la metà degli abruzzesi. E, ecco, proprio per aprire il capitolo dei temi, e visto che siamo nelle ultime ore di campagna elettorale, poi finita la trasmissione e non ci sarà più possibilità di affrontare i temi e di convincere gli abruzzesi. Ecco, vogliamo approfittare di questi minuti per lanciare l'ultimo messaggio, poi entreremo nel dettaglio tema per tema, un ultimo messaggio per convincere chi al momento non vuole andare a votare. Marsiglio. Ma ovviamente c'è intanto un appello generale che credo tutti possiamo condividere, sul quale non credo che diremo parole diverse né io né Luciano D'Amico, e cioè bisogna partecipare. Il sale della democrazia è nella partecipazione, non delegare, chi non vota ha comunque perso perché non ha contribuito e qualcun altro decide al posto suo. Io ho cercato di ricucire il rapporto tra le istituzioni e i cittadini. Sono stato l'unico presidente di regione in 50 anni ad aver visitato tutti i comuni abruzzesi, sono 305. È stato un lavoro faticoso, enorme, ho macinato chilometri. Sono andato anche nei comuni di 50, 60, 80 residenti, Montelapiano, Castelvecchio, Calvisio, cioè luoghi dove il peso elettorale di quella comunità è praticamente pari allo zero. Non mi sono concentrato soltanto sulle aree metropolitane o nelle grandi città dove si spostano magari migliaia o decine di migliaia di consensi e di voti, perché penso che i cittadini debbano percepire anche fisicamente la presenza delle istituzioni, vedere un presidente di regione che ti ascolta, che parla con le persone che vivono in queste comunità, a volte microscopiche, addirittura alcune, nonostante piccolissime, divise in tante contrade, frazioni. Credo che sia stato un gesto utile a far capire al cittadino, anche quello più lontano, che noi ci occupiamo di loro, che nessuno viene lasciato indietro, che cerchiamo di ascoltare e di capire quali sono i problemi reali che vivono, e magari ci aiuta anche a misurare se alcune leggi che abbiamo approvato, penso a quella contro lo spopolamento delle aree montane, con la quale abbiamo dato 2.500 euro a chi fa nascere figli, a chi trasferisce la residenza o che apre un'attività nei luoghi, nei 200, negli oltre 200 comuni montani soggetti a spopolamento. Poi hanno funzionato, sono state apprezzate, vanno migliorate.
Grazie. D'Amico, sull'astensionismo. Ma io lancio volentieri un appello agli abruzzesi, anzi mi unisco all'appello iniziale del Presidente Marsiglio. Dovete tornare a votare, vi invito a tornare a votare. La Regione impatta sulla vita quotidiana di ciascun abruzzese, impatta per i servizi che eroga, l'assistenza sanitaria, i trasporti, il sociale, il diritto allo studio. Impatta perché nel Consiglio regionale che si votano delibere che poi orientano la realizzazione delle infrastrutture piuttosto che lo sviluppo economico regionale. La Regione Abruzzo può impattare nella vita delle abruzzesi e degli abruzzesi. Scegliete voi il governo. Noi naturalmente proponiamo un programma di governo che riteniamo risponda meglio alle esigenze e posso offrire delle ottime soluzioni ai problemi dell'Abruzzo, ma l'importante è esprimere una scelta perché il 10 marzo, lo dico sempre, lo ricordo sempre in ogni nostro incontro, in ogni nostro comizio, deve vincere anzitutto la democrazia, e la democrazia significa anche esercizio del voto. Naturalmente nei miei comizi aggiungo anche che poi il 10 marzo dobbiamo vincere noi, quindi è un invito doppio a tornare a votare. Bene, io entrerei su un tema specifico che è stato coniugato in questa campagna elettorale molto in relazione alla sanità, vale a dire la condizione degli anziani e quindi anche delle loro cure. Ma il pianeta degli anziani, che nella nostra regione è quello prevalente, diciamo la gran parte della popolazione abruzzese invecchia anche bene, insomma, nel senso che ha un invecchiamento attivo in qualche modo. Ecco, come una regione può intervenire con le sue politiche rispetto al migliorare le condizioni di vita dei nostri vecchietti e soprattutto lenire le loro difficoltà legate alla non autosufficienza attraverso non soltanto i servizi sanitari ma anche quelli sociali e io penso anche quelli di formazione di tanti giovani che troverebbero nella cura degli anziani anche occasioni di lavoro. Presidente Marsiglio. Vero, il problema dell'invecchiamento è un problema serio anche perché modifica profondamente tutta la struttura sociale. Noi abbiamo investito nelle politiche sociali delle risorse molto importanti moltiplicando per 3 le risorse del piano sociale regionale, passiamo da 150 a 450 milioni di euro, una politica di socialità, di attenzione alle fasce più deboli e più fragili, tra le quali gli anziani e soprattutto gli anziani non autosufficienti, perché poi fortunatamente c'è anche chi invecchia serenamente e vigorosamente e la qualità della vita che offre l'Abruzzo consente anche questo a molti, ma le persone fragili hanno bisogno di essere assistite. La difficoltà di assistere un anziano solo in un piccolo centro si moltiplica naturalmente. Io ho lavorato molto e ho guardato anche con molta attenzione un progetto che in Abruzzo sta prendendo piede, anzi siamo ormai una delle regioni più avanzate d'Italia in questo per presenza, che è quello delle cooperative di comunità, che unisce alla capacità di assistere, di offrire servizi agli anziani, alle persone fragili nei territori marginali, nelle aree interne, nei piccoli e piccolissimi centri, quello di dare delle prospettive di lavoro ai più giovani, che poi sono gli erogatori di quei servizi e che radica le persone all'interno di queste comunità. In Abruzzo questa rete di cooperative di comunità è molto pronunciata, ci sollecita anche a rivedere la normativa di settore e noi siamo già al lavoro per appunto fare un tavolo e una delle prime cose che affronteremo con la nuova legislatura è una nuova legislazione sulla cooperazione che tenga al centro anche e soprattutto questo obiettivo, come fare in modo di dare i servizi che servono perché gli anziani possano invecchiare serenamente e vivere bene gli ultimi anni della loro vita. Grazie. Luciano D'Amico. Ma proprio parlando con alcune cooperative di comunità abbiamo visto cosa può comportare applicare innovazione tecnologica alla medicina, soprattutto alla medicina che deve curare le cronicità. In uno degli ultimi incontri mi hanno fatto vedere come in un paese piccolo, un piccolo paese montuoso della nostra regione, sono stati realizzati dei progetti, ad esempio è stato dato ad ogni persona anziana un orologio tipo questo che porto io al polso, costo meno di 50 euro, con un monitoraggio continuo dei 5 parametri vitali come la frequenza cardiaca piuttosto che la saturazione di ossigeno.
il tutto collegato ad una centralina che è in grado di monitorare e di rilevare delle anomalie prima che insorgano dei fatti gravi come possono essere un infarto piuttosto che altre patologie. Ecco, noi puntiamo molto su questo perché noi vogliamo che la Regione Abruzzo si prenda cura del benessere degli anziani, e il benessere degli anziani significa curare le cronicità, e le cronicità devono essere curate con una rete fitta e capillare ed efficace di medicina territoriale, significa poi prendersi cura del benessere non solo fisico, ma anche del benessere psicologico, quindi degli interventi che possano favorire la relazionalità, la socialità, degli interventi che possano consentire di mantenere una vita attiva per una popolazione che va incontro ad un invecchiamento crescente, e che soprattutto possa consentire anche di mettere a frutto quel bagaglio di esperienze e di competenze che i nostri anziani hanno e che potrebbero ancora riversare a vantaggio della nostra comunità. Naturalmente sono tutti interventi che ben realizzati potrebbero anche offrire delle occasioni di lavoro, in particolare poi nelle aree interne, nelle zone interne, in cui queste occasioni di lavoro contribuirebbero a creare le condizioni perché si possa arrestare lo spopolamento delle aree interne. Ormai c'è una letteratura consolidata sull'argomento, una buona vecchiaia dipende non solo dal benessere fisico ma anche dal benessere psicologico. Grazie D'Amico. Direttore, un'altra domanda. Sì, ovviamente il tema della sanità comprende tanti aspetti, abbiamo fatto bene a partire dal capitolo legato agli anziani, perché ritengo che sia un dovere da parte di chi amministra la cosa pubblica garantire un buon invecchiamento alla popolazione, però è innegabile che la sanità ha tanti altri aspetti che sono a cuore ai cittadini, agli abruzzesi. Ovviamente sono temi di cui abbiamo parlato tante volte nei confronti anche qui in TV, ma che comunque richiedono risposte costanti, continue. Parliamo di liste di attesa, parliamo di mobilità passiva. Ecco, una domanda è semplice, e così entrambi ovviamente possono rispondere. Io cittadino abruzzese, parlando di sanità, perché mi devo fidare del candidato D'Amico o del candidato Marsiglio? Prima rispondere ancora Marsiglio. Che il candidato Marsiglio ha preso una sanità che non aveva una rete ospedaliera approvata, non esisteva una rete territoriale, aveva liste d'attesa micidiali in tempo di pace, non durante la pandemia o dopo la pandemia, aveva una mobilità passiva del 20% superiore a quella che c'è oggi. Abbiamo cominciato a colmare questi deficit, abbiamo sostituito macchinari che avevano 10 o 15 anni di età. La campagna elettorale scorsa si giocava molto sull'accusa che nelle nostre ospedali le PET TAC arrivavano su un camion mobile e bisognasse arrampicarsi su queste strutture provvisorie, affittate, noleggiate, spendendo un sacco di soldi. Oggi tutti gli ospedali hanno le PET TAC, hanno le risonanze magnetiche nuove, moderne, più potenti, alcune le raddoppiano questi macchinari. Abbiamo cioè lavorato 5 anni per gettare le basi, per colmare i deficit che si sono accumulati in troppo tempo. Non bastano 5 anni per colmarlo tutto, ma oggi noi abbiamo le carte in regola, abbiamo portato a casa 500 milioni di euro di investimenti per gli ospedali nuovi, sono pronti le gare d'appalto, i progetti sono approvati, i protocolli e gli accordi di programma sono siglati e certificati a tutti i livelli e pubblicati, e quindi Avezzano, Lanciano, Vasto avranno l'ospedale nuovo, Teramo siamo pronti quando il comune di Teramo si deciderà a chiudere la discussione su dove debba essere effettuato, si ristruttura con 60 milioni l'ospedale di Chieti, e poi ci sono i 200 milioni della PNRR sulla sanità territoriale, le case di comunità che secondo le regole imposte dal decreto del ministro del PD Lorenzin e che nessuno al governo, quando il PD è stato al governo, ha voluto cambiare, avrebbe imposto 20 case di comunità in tutto l'Abruzzo, una ogni mediamente 50.000 abitanti, noi ne faremo più del triplo, mettendoci anche risorse proprie per garantire a tutti una presenza di una casa di comunità vicina alla propria abitazione. Grazie. Luciano D'Amico.
Ma perché nei 5 anni di consiliatura che si va concludendo, nonostante siano stati i primi 5 anni liberi dal commissariamento, quindi con una capacità, una possibilità di gestire la sanità, non è stato fatto nulla, non è stato fatto assolutamente nulla, tant'è che siamo terzultimi in Italia per qualità dei servizi sanitari. La mobilità passiva era a 70 milioni all'inizio della consiliatura, eravamo arrivati nel 2022 a 102 milioni, 105, una cosa del genere. Ma soprattutto questo incremento che c'è stato non è giustificato dalla libertà di manovra che, essendo fuori dal commissariamento, la Regione ha riacquistato. Noi abbiamo, non voglio insistere sulle solite cose, una nostra sostenitrice mi ha portato la ricevuta per la prenotazione di una mammografia chiesta il 28 febbraio scorso, l'appuntamento è stato fissato per settembre 2025. Ora, non discutiamo più di liste d'attesa, sono un problema enorme, potremmo farci un'intera campagna elettorale sopra. Non voglio discutere nemmeno di mobilità passiva, pensiamo a come risolvere i problemi del futuro. Una rete di assistenza di medicina territoriale va costruita e resa efficace, va resa efficace per curare le cronicità, per fare da primo filtro, dobbiamo fare da filtro, perché altrimenti continueremo ad avere il 30% delle prestazioni cosiddette inappropriate, ossia ricoveri ed esami che non servono, che sprecano risorse e che costringono gli abruzzesi a sottoporsi appunto a ricoveri ed esami che non sono assolutamente necessari per curare le loro patologie. Noi vogliamo introdurre poi i CAU, i centri di assistenza urgenza, per decongestionare il pronto soccorso. Proprio ieri il presidente Bonaccini mi riferiva dei risultati straordinari che hanno conseguito in Emilia-Romagna. Questi centri si affiancano ai pronto soccorso e su questi centri vengono dirottati tutti i codici bianchi e i codici verdi. Il presidente Bonaccini mi parlava addirittura di 3/4 d'ora di attesa media in questi centri, e anche questi fanno da filtro, per poi passare alla rete ospedaliera che va ridisegnata. Grazie D'Amico, noi dobbiamo fermarci per la prima delle nostre pause, tra poco torneremo in studio con un altro giro di risposte alle domande del direttore Anchino. Linea alla regia. Siamo tornati in studio, nuova raffica di domande e risposte sulle principali tematiche di questa campagna elettorale che si sta per chiudere con i due candidati presidenti dell'Abruzzo. Direttore Anchino. Sì, un tema sicuramente importante. L'altra volta non siamo riusciti ad affrontare bene, ma ci siamo dati appuntamento a oggi, ed è quello del lavoro. Noi qualche giorno fa abbiamo pubblicato un'intervista con il professore Pino Mauro sulle colonne del nostro giornale, che ha fatto un po' il punto della situazione, e devo dire poi le valutazioni del professore le tengo sempre puntuali e pertinenti, per cui insomma ha acceso un faro secondo me importante sull'economia e sul lavoro in particolare nella nostra regione. I dati Istat parlano di un trend positivo nell'ultimo trimestre del 2023, ma è innegabile che comunque la situazione deve essere affrontata con decisione per cercare di migliorare il livello occupazionale e dare risposte importanti ai tanti che purtroppo, ai tanti cittadini abruzzesi che purtroppo non riescono a risolvere il problema del lavoro. Ecco, anche qui provo a fare una domanda semplice: in caso di vittoria, la priorità su questo argomento quale sarà? Prima a rispondere in questo caso sarà D'Amico. Bene, volentieri, ma noi siamo perfettamente convinti che il primo problema da affrontare sia quello della creazione di posti di lavoro. Senza nuovi posti di lavoro continuerà l'esodo delle giovani e dei giovani abruzzesi fuori regione o addirittura all'estero. Per creare questi posti di lavoro è necessario che il nostro sistema produttivo rimanga e sviluppi ancora di più la propria competitività. E per essere competitivi servono due cose: delle infrastrutture adeguate, perché oggi molto dei costi di produzione, dei costi dei prodotti si gioca sulla logistica, e poi serve un'innovazione. Il nostro obiettivo sarà innovare, 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 innovare nelle imprese, accompagnare le imprese all'innovazione, innovare nella pubblica amministrazione per fare in modo che la pubblica amministrazione si trasformi da
quasi ostacolo a volte, come viene percepita ingiustamente, si trasformi in un fattore promozionale al servizio delle imprese. Questo programma di innovazione noi riteniamo che sia realizzabilissimo in Abruzzo. Abbiamo 4 università di prim'ordine che producono una qualità della ricerca scientifica straordinaria in grado di competere a livello internazionale. Un sistema imprenditoriale di prim'ordine che è stato in grado di industrializzare una regione per troppo tempo rimasta agricola e sottosviluppata. Dobbiamo mettere in contatto, in collegamento, sistema universitario e sistema delle imprese, trasformare i risultati della ricerca scientifica delle università in conoscenza utile per il sistema delle imprese, perché solo così creeremo dei posti di lavoro e di un lavoro non precario, non povero, che possa indurre i nostri giovani a restare in Abruzzo. Grazie Marsilio. Il lavoro precario lo abbiamo combattuto nei fatti, abbiamo assunto oltre 6.000 persone soltanto nelle ASL, dove prima c'erano i precari che a ogni fine campagna elettorale, ogni fine anno e scadenza contratto gli veniva magari sventolato in maniera anche vagamente ricattatoria questa scadenza e questo rinnovo. Abbiamo reso uomini e donne liberi. A proposito di donne, uno dei risultati di cui vado più orgoglioso, proprio oggi è la festa della donna, le donne stanno giustamente festeggiando, ma non bastano le mimose, bisogna creare posti di lavoro. Nei 5 anni in cui abbiamo governato noi, il tasso di occupazione delle donne è passato dal 47,9 al 59, 3 punti in più, 15 punti sopra la media del mezzogiorno. Stiamo recuperando il tempo perduto e i danni che a questo territorio erano stati fatti da politiche sbagliate, perché la sinistra ha sempre la ricetta del giorno dopo. Ma nei 5 anni che mi hanno preceduto loro hanno governato questo sistema delle università, peraltro Luciano De Mico era anche rettore di uno di questi Atenei e perdeva il 20% degli studenti in 5 anni, se ne scappavano. Noi abbiamo interrotto questo esodo, oggi le nostre università hanno prima stabilizzato e ora ricominciano a crescere nel numero degli studenti e i posti di lavoro veri a tempo indeterminato sono diventati 503.000, un risultato che non c'era da 15 anni a questa parte. 5 anni fa se ne scappavano le aziende, sembrava dovesse chiudere Brioni, Stellantis aveva il gemello a Gliwice in Polonia che preoccupava sul futuro dell'azienda e molte aziende stavano in grave crisi, Yokohama, Betafez, ATR di Colonnella, molte le abbiamo trovate già chiuse ed è stato impossibile salvarle, altre le abbiamo salvate e nuove sono arrivate, l'apertura di Amazon a San Salvo, l'arrivo di Brunello Cucinelli a Penne, la Aera che annuncia uno stabilimento da 500 impiegati per fare le macchine elettriche di alta gamma nell'area del Teramano, a Mosciano Sant'Angelo, sono tutti segnali di un territorio vitale che, come dice il professor Mauro, che è imparziale, che è un grande studioso, è cresciuto, sta crescendo e produce un PIL in aumento nonostante l'inflazione a doppia cifra in Italia e in Europa, nonostante le guerre nel mondo. Allora, io introdurrei nuovamente il tema dell'ambiente dei parchi, però insomma abbiamo parlato anche tantissimo del Borsacchio finora, io volevo un attimo allargare un po' il discorso ai prossimi 5 anni, vale a dire far capire ai telespettatori qual è la differenza di approccio tra i due candidati e le due coalizioni su quella che sarà la politica di coesistenza tra la protezione naturale e le attività imprenditoriali le altre attività antropiche in genere sulle aree della Regione Verde d'Europa. Intanto questa idea di Regione Verde d'Europa si è sbiadita, come dicono gli ambientalisti, negli ultimi anni, quando ha governato il centrodestra e anche il centrosinistra. Questa è la prima riflessione su cui volevo sentire per primo anche qui da Mico. Ma volentieri, la Regione Verde d'Europa noi lo siamo e cercheremo di restarlo, non solo perché abbiamo vincolato una buona parte della superficie territoriale regionale con aree protette e parchi, ma lo siamo perché abbiamo una caratteristica: siamo una delle poche regioni in cui si passa da 0 metri sul livello del mare a Pescara ai quasi 3.000 metri del Corno Grande sul Gran Sasso. Questo ci dà la caratteristica di avere un ecosistema estremamente ampio e di grande preziosità che è difficile ritrovare in altri luoghi d'Europa. Per questo insisteremo molto nella tutela di questo ecosistema e insisteremo molto per vincolare le aree protette
e per rendere compatibile la protezione di queste aree, la tutela di queste aree con attività economiche. La regione Abruzzo è riuscita già in un primo grande miracolo, è la regione industriale e manifatturiera più sviluppata del Mezzogiorno ed è anche la regione che ha la maggiore tutela ambientale. Ora dobbiamo fare in modo che anche nelle aree protette si sviluppi sempre di più un'agricoltura di qualità. Essere agricoltori all'interno di un'area protetta significa poter offrire dei prodotti con un ulteriore marchio di qualità. Questo noi vogliamo realizzare e vogliamo farlo insieme agli agricoltori, perché siamo convinti che sia un valore aggiunto poter lavorare in un'area protetta. Quello che è successo in passato, e anche qui sono d'accordo, non riapriamo polemiche su cui abbiamo discusso già tanto, è stata la mancata attuazione, pronta attuazione, dei piani che avrebbero potuto rendere sicuramente più compatibili queste attività con la tutela delle aree. Dobbiamo farlo, ci impegniamo, noi ci impegneremo fortemente, è una questione identitaria, ma lo stesso Gonfalone, prima che venisse modificato, ricorda nei colori l'ambiente dell'Abruzzo. L'ambiente è identitario per la nostra regione. Mi permetto di usare 10 secondi se li ho. I dati dell'università non sono quelli che dice il presidente Marsilio. La mia università ha aumentato le immatricolazioni del 20%. Pronto ad un confronto su questo. Grazie Marsilio. Beh, d'altronde i dati sono pubblici, possono confrontarli tutti, e sono quelli che ho raccontato io. Quelli però del ministero. Sull'ambiente bisogna essere chiari, perché una politica basata soltanto su vincoli e divieti produce conflitto con chi vive in quei luoghi. L'Abruzzo non è il deserto, l'Abruzzo non è un luogo disabitato dove i parchi si estendono su aree dove vivono solo gli animali selvatici. I parchi dell'Abruzzo sono calati all'interno di contesti fortemente e storicamente antropizzati. Quando le politiche ambientaliste di sinistra producono soltanto vincolo e divieto, creano conflitto con chi ci abita e lì siamo tutti sconfitti, perché i parchi devono essere una grande, lo sono e devono restare e continueranno ad essere una grande risorsa di sviluppo, e negli anni in cui abbiamo governato abbiamo conseguito risultati importanti. Il riconoscimento UNESCO per il parco geologico, per le caratteristiche geologiche della Magliella, ne sono uno degli esempi, per non parlare del riconoscimento di tradizioni fortemente legate alla cultura dell'ambiente e del parco, come la transumanza. Io ho trovato parchi nazionali e parchi regionali dove le comunità del territorio, i sindaci e i loro cittadini erano in fortissimo contrasto con i comitati di gestione, spesso imposti da associazioni private che pensano di diventare i padroni del territorio al posto di chi ci vive e di insegnare magari da qualche salotto pariolino e da qualche testata giornalistica romana come si deve vivere in montagna a gente che in montagna ci vive da secoli. E il risultato è che noi abbiamo aree dove magari i coltivatori non riescono più a coltivare nulla perché la fauna selvatica fuori controllo si mangia, i bacilli e appena comincia a crescere l'erba si mangiano tutto ciò che viene seminato, pascoli che non sono quasi più utilizzabili. Questo conflitto deve essere sanato, è il lavoro che abbiamo fatto con le nuove direzioni, dove abbiamo potuto indicare direzioni e presidenze dei parchi più attente al territorio, e nel caso del Velino Sirente, che è proprio regionale, abbiamo modificato la governance restituendola al territorio e ai comuni. Questo conflitto si va sanando e c'è collaborazione tra territorio e parco, è la strada che dobbiamo continuare a seguire. Grazie direttore, ancora una domanda? Sì, un altro tema su cui si è dibattuto molto nei mesi scorsi è quello delle infrastrutture. Abbiamo detto tanto, non so se abbiamo detto tutto, ma di certo comunque se ne è parlato. Ecco, se ne è parlato legando il discorso delle infrastrutture all'economia, ovviamente, all'automotive in particolare, perché ovviamente l'automotive che rappresenta una delle voci più importanti della nostra economia regionale, ovviamente senza infrastrutture adeguate il settore dell'automotive ovviamente va in sofferenza. Ecco, io legherei il discorso delle infrastrutture, in questo caso anche al turismo. E la domanda anche qui è semplice, ma può comportare una risposta
anche articolata e soprattutto facendo passare un messaggio chiaro. Infrastrutture, turismo. In caso di vittoria, cosa ci aspetta nei prossimi 5 anni? D'Amico. Ma ci aspetta un grande piano di adeguamento, non solo delle grandi infrastrutture. Noi siamo ovviamente favorevolissimi alla Roma-Pescara, riteniamo che sia un'opera strategica, così come siamo favorevoli ad una risistemazione della ferrovia adriatica. Noi vogliamo insistere molto su questo, l'alta velocità è un fattore strategico di sviluppo, non possiamo rimanerne tagliati fuori, che sia arretramento, che sia interramento, ma prima o poi bisognerà mettere mano. So che RFI sta producendo un progetto, insisteremo molto su questo, ma insisteremo poi anche sulla terza corsia della 14. Poi ci sono una rete di infrastrutture minori che vanno assolutamente realizzate e completate. Noi siamo felici, una parte delle forze politiche che mi sostengono, non tutte, ma una parte ha finanziato il completamento della Fondo Valle Sangro. Bisogna insistere, la Guardia Grele Cassoli è un altro pezzo importante, parliamo di automotive, ma il polo passario di Farra San Martino, che pure movimenta milioni e milioni di tonnellate di merci, deve ancora passare, deve utilizzare il tratto Guardia Grele Cassoli, che è una vecchia statale pensata prima della guerra addirittura. Ma poi ne abbiamo tante di altre strutture, penso alla tangenziale di Pescara che deve essere estesa a Silvio Ortona, penso ad altre opere da completare, la Teramo Ascoli, la Penne Sant'Andrea Bisenti, rivedere la Vezzano Sora per tutto quello che è necessario. Dobbiamo adeguare le nostre infrastrutture, perché senza queste infrastrutture la regione non sarà più attrattiva per le nuove imprese o non riuscirà a trattenere le imprese che già operano in regione. È un piano straordinario, poi non sono solo strade, autostrade, ferrovie, ci sono i porti, anche qui sono felicissimo che il dragaggio dei fondali del porto di Ortona sia stato avviato, proposto, finanziato dalle forze politiche, da alcune forze politiche che mi sostengono, così come sono felicissimo dei lavori che verranno fatti sul porto di Vasto. Poi abbiamo le reti irrigue, la rete irrigua del Fucino va assolutamente realizzata. Bene, grazie Presidente Marsiglio. Ma tutte le infrastrutture stradali che sono state appena citate sono oggetto, finalmente, grazie a questi 5 anni di duro lavoro, partivamo da zero, non c'era niente dentro i cassetti e noi abbiamo con ANAS e con il Ministero dei Trasporti predisposto tutte le progettazioni, portato avanti i piani di finanziamento e di programmazione di tutti questi interventi per i quali non c'era assolutamente nulla fino a quando io non me ne sono occupato, come non esisteva nulla sulla ferrovia Roma-Pescara, perché sono io che nel 2020 ho costretto il Ministero e Rete Ferroviaria a fare un progetto complessivo su tutta la linea e a cominciare a prevedere i finanziamenti per i primi lotti. Però non si può dire sono favorevolissimo alla ferrovia e poi andare a fomentare i comitati pezzo pezzo, a ogni chilometro c'è qualcuno che alza il cartello del no, perché quando fai queste opere a qualcuno devi disturbare. Non esiste una strada, come dire, ferrata, dritta, ma neanche un'autostrada o una strada statale che quando non venga allargata, quando non si faccia una terza corsia, quando non si debba fare una variante, perché la terza corsia della 14 è difficile farla sullo stesso tracciato attuale, quindi si dovrà discutere. E anche l'arretramento della ferrovia di Notifico, che è già pronto il progetto, da Roseto fino a Martinsicuro c'è già il progetto delle ferrovie e tutti i tuoi sostenitori sul territorio, documentati, si sono già schierati contro, perché secondo loro l'arretramento della ferrovia comporterebbe il disastro ambientale delle colline dell'entroterra, perché c'è sempre un cartello del no che alimentate. Avete fatto tutta la campagna elettorale andando a cercare i cartelli del no. No ai grandi eventi, ieri e oggi c'è stata la Tirreno Adriatico, una grande festa, raddoppiamo, viene il Giro d'Abruzzo grazie ad RCS, RCS porta il Giro d'Italia e la grande partenza del Giro d'Italia ha permesso la crescita del turismo, insieme ai ritiri del Napoli, a Cartoons on the Bay con la RAI, la principale azienda di intrattenimento culturale, di produzione culturale d'Europa, ha scelto l'Abruzzo come sede e territorio di elezione per una fiera mercato che è la terza in Europa del proprio settore. Ma loro annunciano no, questo non deve essere fatto. È grazie a questi eventi se il turismo è cresciuto del 9% e se noi stiamo portando fuori l'Abruzzo dall'isolamento in cui e dall'abbandono, dall'oscurità in cui era stato lasciato in questi anni.
Riprendiamo da Marsiglio. Io vorrei declinare ulteriormente la domanda su cui, insomma, parzialmente avete risposto del rapporto tra infrastrutture e turismo, su un episodio specifico che forse aiuterà i nostri telespettatori a capire cosa accadrà nei prossimi 5 anni, sulla Via Verde della Costa dei Trabocchi, perché lì abbiamo un tracciato che in parte deve essere ancora completato, perché c'è un progetto di tutto l'Abruzzo nella sua parte costiera che diventa ciclabile e che incontra ovviamente difficoltà sporadiche legate sia a questioni amministrative che a questioni di tipo anche purtroppo idrogeologico, perché non c'è stata più la protezione da parte delle scogliere, è arrivata l'erosione. Questo non è un problema politico, è un problema che la politica deve risolvere. Ma ancora più importante è il tema di creare un'economia, di creare i servizi, perché vengano i turisti, come diceva il direttore in Abruzzo, e non restino soltanto una mezza giornata, dopo il lancio strepitoso su cui tutti siamo d'accordo del Giro d'Italia. Quindi ricettività, quindi servizi e quindi anche delle scelte importanti appunto di politiche turistiche. Ecco, su questo nei prossimi 5 anni come immaginate lo sviluppo di quell'area? Partiamo da Marsiglia. Intanto rivendico di aver fatto conoscere la Via Verde della Costa dei Trabocchi al mondo intero, grazie alla grande partenza del Giro d'Italia, aver costretto la provincia di Chieti, che poi è la proprietaria e il soggetto attuatore di quell'intervento, a collaudarlo prima che appunto i ciclisti, i professionisti nella tappa a cronometro la potessero percorrere. Abbiamo peraltro verificato che la provincia non era in grado di chiudere i lavori e stiamo finanziando per molti milioni di euro i tratti mancanti. In più ho stanziato nell'accordo di coesione firmato con la Presidente Meloni oltre 75 milioni di euro contro l'erosione costiera che riguarda tutta intera la costa d'Abruzzo, compresa la parte della costa dei Trabocchi che soffre anch'essa di punti di forte erosione. Questo metterà in sicurezza la Via Verde e contribuirà quindi anche alla sua manutenzione futura. Adesso bisogna però passare al passo successivo, l'offerta dei servizi. E noi infatti abbiamo voluto modificare una norma sul commercio perché oggi i servizi lì presenti, il chiosco, bar, i bar che poi offrono il servizio, il bagno e tutto il resto, i turisti devono andare lì e vedere un bellissimo luogo e farsi magari il bagno dove è possibile e accessibile, ma devono anche potersi fermare e fare qualcosa. Non è che possiamo pensare che solo chi può prenotare il pranzo sul trabocco, può godere questa costa, altrimenti sciuperemmo il suo valore. E siccome lì, questi servizi sono stati pensati in un'epoca in cui era solo la stagione balneare quella che veniva considerata, avevano una durata temporale. Noi dobbiamo pensare che invece la Via Verde della Costa dei Trabocchi debba offrire turismo tutto l'anno, 12 mesi l'anno, e che quindi i servizi debbano essere installati lì in maniera permanente. Spero che la provincia di Chieti, smetta di litigare con i comuni sul destino delle stazioni, perché le ex stazioni ferroviarie che stanno lì all'abbandono, questo abbandono è frutto di questa lite e di questa incapacità di gestione e magari anche di qualche paranoia ideologica contro presunte privatizzazioni che non significano altro che lasciare la Via Verde com'è, senza servizi e senza possibilità di offrire ai turisti diciamo, permanenza gradevole e con le attrattive necessarie per poterci tornare e raccontare qualcosa di bello di quel posto. D'Amico. Primo, le infrastrutture vanno fatte nell'interesse dei cittadini e non contro i cittadini. Secondo, basta con questa visione provinciale del grande evento che viene ad illuminare di civiltà l'Abruzzo. Noi abruzzesi non portiamo l'anello al naso. Siamo in grado di generare, di creare noi degli eventi per valorizzare la bellezza di una regione che è nostra e che sappiamo bene come mettere a frutto. Le infrastrutture che è necessario realizzare sono quelle che servono per consentire al flusso turistico che va sulla Via Verde di entrare all'interno, di scoprire le meravigliose città che ci sono all'interno. E sono davvero belle le nostre città e oggi non sono conosciute, non sono conosciute sia perché vengono promosse poco, perché con i grandi eventi non ci facciamo nulla, noi vogliamo un'azione sistematica di promozione del territorio che non riguardi solo un giorno, 2 giorni in cui in tutto il mondo si vede per qualche minuto qualcosa di bello della nostra regione. Noi vogliamo un'azione sistematica che valorizzi i gioielli che sono immediatamente a ridosso della Via Verde, a partire da Vasto e a tornare su con San Giovanni in Venere, con Lanciano, la stessa
stessa Ortona, ma abbiamo dei posti straordinari, quelli vanno promossi per realizzare un turismo che non sia un turismo mordi e fuggi, come quando si va ad assistere all'allenamento di una squadra di calcio, ma che sia un turismo che rechi valore al territorio, che lo rispetti, che lo valorizzi e generi ancora di più quei flussi economici di cui la nostra regione ha un grande bisogno. Grazie, direttore. Allenamenti la squadra di calcio, forse pensava al Napoli, no? Voleva aprire. Varie Salernitane sono state tante. Esatto, i napoletani che sono andati a Castel di Sangro ci hanno comprato le case là sopra, altro che mordi e fuggi. Allora, direttore, forse. C'erano già. No, le hanno comprate anche nuove. Vabbè, ma vediamo i dati, vedremo. Io li sto aspettando. No, veramente li puoi leggere, l'ha scritti la Corte dei Conti, che ci ha fatto un'inchiesta sopra e ha chiuso il fascicolo dicendo i risultati sono superiori alle attese. La Corte dei Conti è archiviato perché è stata fatta una legge regionale. Bisogna che ti informi perché la sveglia al collo non ce l'ha nessuno. La Corte dei Conti ha aperto un fascicolo e ha stabilito che i risultati il ritorno economico di quell'investimento è stato molto superiore alle attese. Bene. Allora, e vorrei capire come lo promuovi tu l'Abruzzo senza gli eventi. Chiedo scusa, direttore. Il calcio è sempre nostalgia di un Abruzzo. Il calcio è la scintilla che accende. Io sapevo che poi parlando di calcio e ciclismo, se perché si parla qua si sta calcio. Dicendo che non dobbiamo fare più il ciclismo in ciclismo d'Abruzzo non serve. No, la grande partenza. Allora, direttore, è stato un errore. Abbiamo messo la sveglia al collo agli abruzzesi. Direttore, l'anello al naso. Allora, esatto. Uno dei filoni più importanti per la nostra regione dell'economia è indubbiamente quello legato all'agricoltura. Noi abbiamo avuto la protesta degli agricoltori, per giorni non si parlava quasi d'altro, adesso la protesta si è un po' in qualche modo spenta, anche se immagino i problemi restano tanti. Ecco, innanzitutto siccome sono tanti, secondo me sono tanti gli abruzzesi che sono davanti alla TV, che appartengono a famiglie che vivono nell'agricoltura e vivono di agricoltura e che quindi aspettano risposte anche importanti. Cosa vi sentite di poter dire loro? Consiglio. Le richieste che il mondo agricolo sta facendo sono sposate in pieno dal centrodestra e in particolare dal governo nazionale, che sta portando in Europa le legittime aspettative degli agricoltori italiani ed europei. Siamo stati all'avanguardia in queste politiche, quando abbiamo visto tutti sui trattori sfilare nei cortei nelle nostre città e nelle città di tutta Italia e dire no al cibo sintetico, no ai vincoli dell'Unione Europea contro l'agricoltura, che impone di considerare magari anche un allevatore come se fosse una fabbrica che inquina, cose del genere che hanno messo in ginocchio l'agricoltura, si sappia che è il governo italiano che ha vietato per primo in Europa e nel mondo la carne sintetica, il cibo sintetico, contro le proteste della sinistra e degli ambientalisti che sostenevano una posizione diversa e la sostengono a Strasburgo, la sostengono a Bruxelles, la sostengono nella comunità europea, che è quella che poi impone vincoli che stanno mettendo in grave difficoltà gli allevamenti ovini in Abruzzo in particolare e buona parte dell'agricoltura, con regole che diventano sempre più soffocanti per gli agricoltori. Ben venga quindi questa alzata di testa del mondo agricolo che sta richiamando tutta l'Europa, non soltanto l'Italia, ma tutta l'Europa a una diversa consapevolezza, perché l'agricoltore è il primo custode della propria terra, è il primo ad averla resa così bella e interessante, è il primo che ci porta il cibo dentro nelle nostre case e sulle nostre tavole, perché se noi continuiamo a mettere in difficoltà l'agricoltura italiana e locale con regole pazzesche in nome della lotta ai cambiamenti climatici, dell'inquinamento, di tutta una serie di gargarismi ideologici che però nel concreto favoriscono gli inquinatori cinesi o stranieri che fanno la loro agricoltura senza le nostre regole e che poi ci dobbiamo importare i loro prodotti. D'Amico.
Ma io non credo che il problema dei nostri agricoltori sia la carne sintetica, la cosiddetta carne sintetica. Abbiamo il problema che 3/4 degli arrosticini che vengono consumati in regione sono di importazione. Io credo che il problema dei nostri agricoltori sia un altro. Sono stritolati in una filiera produttiva in cui a monte non decidono i prezzi di acquisto delle materie di cui hanno bisogno e a valle non decidono i prezzi di vendita dei prodotti che così faticosamente ottengono. E allora bisogna intervenire su questo, bisogna creare delle altre filiere di distribuzione, bisogna favorire il consumo dei prodotti agricoli locali. Noi sicuramente realizzeremo un sistema per un sistema di premialità per introdurre in tutte le mense scolastiche, ospedaliere, nelle mense in generale, il consumo dei prodotti agricoli abruzzesi. Vorremmo realizzare e realizzeremo certamente un marchio del tipo fatto in Abruzzo, ottenuto in Abruzzo, coltivato in Abruzzo, perché siamo convinti che l'alta qualità dei nostri prodotti abruzzesi possa riuscire a consentire un'agricoltura di qualità, di grande qualità, puntando anche in questo caso sull'innovazione, agricoltura di precisione, nuovi studi sulla nuova introduzione di nuovi vitigni piuttosto che di nuove specie culturali, riscoperta delle colture che hanno consentito all'agricoltura abruzzese di sfamare l'Abruzzo per secoli. Il dilagare di alcune intolleranze, di alcune allergie, noi credo che riusciremo a curarle sostenendo l'agricoltura. Faccio un esempio banalissimo: l'intolleranza al glutine deriva dal consumo di grani che non sono autoctoni abruzzesi e che si caratterizzano per un'eccessiva ricchezza proteica e di glutine. Noi vogliamo riscoprire i grani antichi e consentire anche a chi soffre di intolleranza di poter curare le proprie intolleranze, e questo è il ruolo dell'agricoltura abruzzese, un'agricoltura sempre più affiancata alla salute e sempre più affiancata all'ambiente. Bisogna restituire valore alle azioni agricole regionali. Grazie, noi ci fermiamo per l'ultima pausa, tra poco torneremo in studio per il rush finale dell'ultimo incontro, confronto tra i candidati alla presidenza della regione. Linea alla regia. Allora, siamo tornati in studio, siamo in conclusione di questa tribuna elettorale, abbiamo fatto tantissime domande, abbiamo ricevuto tantissime risposte. Io penso che i telespettatori più attenti in Abruzzo possano essere soddisfatti, diciamo, dell'offerta comunicativa che i due candidati hanno dato nei loro confronti in tutte le occasioni in cui è stato possibile, ripeto, anche soddisfatti per i toni di una bella campagna elettorale. Però c'è un tema su cui poco, insomma, si è conosciuto e che aiuterà molto anche a comprendere come la pensano i candidati e anche un po' le loro coalizioni su un tema particolare, che è un tema legato alle concezioni etiche che a volte dividono centrodestra, centrosinistra e diciamo coalizioni che hanno invece una matrice politica. In Abruzzo è stata presentata, così come in tante altre regioni, una proposta di legge che riguarda l'assistenza medica sul fine vita. Ecco, voi sul fine vita e anche del ruolo che la regione dovrà avere con le sue ASL nel sostenere persone che vivono questa condizione, qual è su questo tema la vostra convinzione innanzitutto etica e poi, diciamo, da politici, da amministratori? Marsilio. Naturalmente io parto come visione, come dire, antropologica, politico-culturale, dal rispetto sacrale della vita e del diritto e del rispetto della persona. Poi certo ci sono argomenti che mettono a dura prova un po' le concezioni personali ed è anche motivo, come dire, di approccio di sensibilità individuale. Su alcuni temi non si possono creare, come dire, schieramenti ideologici o discipline di partito. Nel caso del fine vita, io personalmente, questa è la mia sensibilità personale, sono terrorizzato dall'idea di poter un giorno ritrovarmi in una condizione, non dico vegetativa, perché potrei non avere coscienza di quella condizione, ma in una condizione di forte, no, costrizione, dove ogni giorno che passa, ogni ora che passa diventa una penitenza, e quindi sono molto aperto al confronto e al dialogo con chi vive questa condizione e magari chiede la possibilità di interrompere cure che non hanno magari più senso e che diventano un inutile accanimento nei confronti appunto della persona e di prolungamento della sofferenza. Naturalmente ritengo assolutamente legittime le posizioni di chi sostiene e di chi sente con profonda convinzione, magari con un'adesione religiosa al tema, che deve essere
totalmente rispettata perché appartiene alla profondità del proprio animo, che appunto la vita è un bene indisponibile e su questo il confronto e la sintesi non è sempre facile trovarla, però credo che l'approccio debba essere intanto quello dell'umiltà, cioè di cercare di capire nel caso concreto e sulle questioni specifiche quali sono le condizioni reali di sofferenza e che cosa noi possiamo davvero fare. Grazie, Luciano D'Amico. Io credo che anche su questo tema, davvero un tema delicatissimo, estremamente rilevante, sia da privilegiare un approccio di ampliamento degli spazi di libertà e di rispetto della libertà. Ognuno di noi deve essere libero di decidere cosa fare di se stesso e della propria vita. Su questo ne sono profondamente convinto. Come ognuno di noi, seguendo lo stesso approccio, deve essere libero di poter decidere cosa fare quando è in vita e quando vuole vivere la sua vita. Quando la libertà propria non lede i diritti e gli spazi della libertà altrui, io credo non ci deve essere nessun limite perché questa libertà venga esercitata, anche con delle decisioni sul fine vita che saranno delle decisioni certamente estremamente dolorose, ma che vanno rispettate e vanno lasciate alla libera decisione di ciascuno di noi. Grazie. Direttore. Sì, vorrei accendere un faro sul mondo della cultura. Da più parti piovono critiche, lamentele, perché si ritiene che la cultura venga comunque continuamente penalizzata a livello nazionale, a livello regionale, parlo in generale, non ovviamente solo dell'Abruzzo. Ecco, siccome la cultura ovviamente, e penso che i due candidati siano d'accordo, rappresenta una voce importante per la crescita di una comunità, quali saranno, secondo i primi passi, le priorità su questo binario del nuovo governo regionale? Reinvertiamo D'Amico. Ma volentieri chiuderei questo confronto con la citazione di un conservatore, mi permetto di citare Churchill, che mentre si approvava il primo bilancio di guerra in Inghilterra, quando gli proposero di tagliare sulla cultura e sull'istruzione, lui disse: ma se tagliamo sulla cultura, che la combattiamo a fare questa guerra? Per quale motivo dovremmo combattere e vincere una guerra se poi tutto questo significherebbe tagliare i fondi alla cultura? La cultura va assolutamente sostenuta, ma va sostenuta perché è un fattore economico straordinario di crescita, può essere un fattore di crescita. Cultura non significa solo organizzare una rassegna, una manifestazione, un'esposizione, per quanto belle siano e per quanto possano essere importanti. Cultura significa produzione di prodotti culturali, penso alle produzioni teatrali, penso alle produzioni liriche, penso alle produzioni cinematografiche, ma tutto ciò che è cultura, che può innescare un fenomeno virtuoso di sviluppo economico. Noi dobbiamo puntare sulla cultura perché la cultura genera economia direttamente e perché la genera indirettamente. Cultura significa capacità di osservare il mondo e di comprenderne le dinamiche. Questo poi applicato all'economia fa sì che i paesi si sviluppino. Noi abbiamo avuto la rivoluzione industriale perché prima c'è stata la rivoluzione scientifica e la rivoluzione scientifica perché prima c'è stato il Rinascimento, l'umanesimo Rinascimento. Se non avessimo iniziato a vedere il mondo in modo diverso con l'umanesimo Rinascimento, non avremmo avuto Galilei, non avremmo avuto la rivoluzione industriale, non avremmo avuto quei secoli di benessere che abbiamo alle spalle. Marsilio. Uno dei risultati più belli e importanti del nostro quinquennio è stato quello di aver messo di nuovo ordine e creato le leggi di cornice e di settore proprio per la cultura e lo spettacolo. Il testo unico sulla cultura e lo spettacolo ha cancellato centinaia di norme e normette scoordinate tra loro e ridato al mondo della cultura, alle istituzioni culturali abruzzesi, un punto di riferimento con il quale programmare, pianificare, sostenere le attività e le istituzioni culturali. L'ordinato lavoro del bilancio ha anche permesso finalmente di poter finanziare all'inizio dell'anno e non alla fine, dando quindi anche qui certezza alle istituzioni culturali di che cosa potevano programmare e fare, perché i cartelloni artistici e culturali e di spettacolo non si improvvisano, bisogna pianificarli a volte con anni di anticipo per ottenere una qualità crescente, un'offerta adeguata al pubblico. Le istituzioni culturali abruzzesi sono state sostenute economicamente non soltanto nel metodo, cioè prima e non a fine anno, come accadeva prima di me,
ma sono state anche incrementate le risorse a loro disposizione. Parlo dell'Orchestra Sinfonica, parlo del Teatro Stabile, parlo del Marrucino, parlo di diverse altre istituzioni culturali che dalla regione ricevono sostegno, così come è accaduto per le grandi manifestazioni tradizionali, che poi sono il momento, diciamo, culminante di una tradizione popolare. Parliamo della Grande Perdonanza, della giostra cavalleresca, del Mastro Giurato e di appunto altri eventi di questa natura, che hanno ricevuto anche nuovo impulso e nuova visibilità. Abbiamo inventato anche, per valorizzare la cultura tradizionale e popolare abruzzese, l'esempio della Notte dei Serpenti e Calzante, trasmesso su Rai 1, andato in seconda serata, il prossimo anno sarà in prima serata, conquistiamo spazio e attenzione per poter mostrare il volto migliore della nostra tradizione culturale. Mai la musica dialettale abruzzese era stata ascoltata in tutta Italia e ascoltata in questa condizione di qualità e in questa dimensione. Bene, siamo arrivati alla fine della campagna elettorale in assoluto, sta per scoccare il gong della mezzanotte, avete bisogno di riposare anche voi. Portate pure l'uomo plasmon. Comincerete. Che era abruzzese, un grande vogatore di Giulianova. Giulianova, sì, esatto, portava, esatto, il pattino. Esatto. Siamo sul filo di Naso, tutte le metafore sportive, direttore, le possiamo usare in questa, perché veramente tra poco ci spegneranno, quindi non potremo parlare più né noi né voi, ma soprattutto, ecco, quest'ultimo veramente minutino che avete a testa per dire: ma perché io abruzzese domenica mattina alle 7 mi devo, anche alle 7 del mattino, mi voglio alzare con una motivazione e andare a votare, scegliere uno di voi piuttosto che un altro? Perché cosa penso che l'Abruzzo nei prossimi 5 anni possa riservare a me, cittadino abruzzese, se dovesse vincere D'Amico o dovesse vincere Marsiglio? Riuscite a spiegarlo negli ultimi 2 minuti di questa vostra campagna elettorale, D'Amico? Perché ciascun abruzzese verrà coinvolto in un progetto di cambiamento finalizzato a restituire, lo dico ancora una volta, spazi di libertà, libertà dal bisogno, libertà dalla povertà, attraverso la creazione di posti di lavoro, attraverso posti di lavoro meno poveri e meno precari, un affrancamento dalla povertà di salute e attraverso un servizio sanitario che curi, che si prenda cura degli abruzzesi, un affrancamento dalla povertà educativa e quindi una libertà che si basi anche sulla possibilità di acquisire gli strumenti che consentano poi l'esercizio dei propri diritti. Un grande percorso di cambiamento che serve a far tornare la nostra regione su un sentiero di crescita, di sviluppo economico anzitutto e quindi di crescita sociale, per consentire alle giovani e giovani abruzzesi di restare qui in regione, di costruire qui il loro progetto di vita e di poter contribuire in questo modo al benessere di tutta la nostra comunità. Marsiglio. Ma domenica mattina alzatevi all'ora che volete, i mattinieri ci andranno alle 7, altri ci andranno a fine serata dopo una bella giornata domenicale in famiglia. Ma fatelo, andate a votare, scegliete, esercitate fino in fondo quella preziosa libertà di scegliere del nostro futuro. E il nostro futuro deve guardare avanti, non deve guardare indietro. Abbiamo già conosciuto 5 anni di governo con Luciano D'Alfonso del centrosinistra e abbiamo visto i risultati, abbiamo trovato macerie, stiamo ricostruendo, l'Abruzzo oggi rifiorisce, è al centro dell'attenzione nazionale, lo rimarrà, perché è quello che siamo riusciti a fare. Avevo fatto una scelta di vita e fatto un giuramento al mio popolo di dedicarmi alla rinascita della mia terra, della terra dei miei padri, per poterla vedere finalmente all'altezza delle sue potenzialità, esprimerle tutte intere, ne esprime tante. L'Abruzzo fa miracoli nelle condizioni in cui è stato per troppi anni e dobbiamo togliere quel dazio, togliere quegli ostacoli, rimuovere quello che non è stato fatto o gli ostacoli che impediscono di dispiegare pienamente le nostre energie. È un impegno che abbiamo mantenuto, io ce l'ho messa tutta, continuerò a farlo nei prossimi 5 anni, ci potete contare. Grazie. Direttore, allora, siamo in chiusura, tra qualche ora siete in edicola anche voi, esatto, con un ampio servizio, immagino, per chi si fosse perso le prime battute di questo confronto. Assolutamente sì, tanti telespettatori e speriamo ancora tanti lettori che ci seguono quotidianamente.
Avevo ancora qualche curiosità, una di natura politica, perché poi la parte più difficile ovviamente viene dopo la vittoria, perché comunque bisogna ricostruire la squadra, bisogna governare e ricostruire la squadra. Ecco, per la composizione della giunta, ovviamente in caso di vittoria, quanto peserà il consenso elettorale dei candidati? Cioè, sarà l'elemento più importante di valutazione nella composizione della giunta? Ma sicuramente peserà, perché poi la professionalità in politica si misura anche attraverso la capacità di poter rappresentare le istanze dei territori. Io però credo che non sia l'unico elemento, credo che un progetto politico così rilevante come quello di un governo regionale, quello di dare un governo alla regione Abruzzo, debba considerare tante altre dimensioni, sicuramente competenza, capacità di ascolto, capacità di assumere le decisioni, capacità di render conto delle decisioni assunte e soprattutto una capacità di lavoro, perché credo che di lavoro ce ne sarà da fare veramente. E pensa che avrà, poi lo chiederemo anche a Marsilio, un buon leader dell'opposizione, Marco Marsilio, se dovesse vincere? Ma perché no, la sua esperienza politica lascia intendere questo ed altro. Marsilio, la sua giunta e il suo alter ego in regione se dovesse vincere di nuovo. Ma intanto mi permetta di dire che la professionalità in politica non è un elemento secondario e vale anche quando si deve scegliere il presidente della regione. Io questa professionalità l'ho espressa nel tempo e ho fatto tutta la gavetta e frequentato i più alti livelli istituzionali e ho scelto di fare il presidente della regione Abruzzo anche per mettere a servizio di una regione troppo dimenticata e marginale questo bagaglio di esperienza. Gli assessori saranno inevitabilmente, almeno per i 5/6, eletti e scelti tra gli eletti, e naturalmente il peso elettorale non può essere secondario, altrimenti non saremmo in democrazia nella scelta anche degli uomini e delle donne. Mi auguro però, ne avevamo già parlato e spero di poter trovare su questo un'intesa trasversale, di modificare lo statuto regionale che oggi impone, obbliga il presidente a scegliere gli assessori solamente tranne uno, solamente tra gli eletti, perché credo che un presidente debba essere libero, se vuole, anche di scegliere fuori dagli eletti, magari cercare una competenza specifica, magari mettere a disposizione della regione Abruzzo una personalità eccezionale che vuole farlo e che non può farlo se non prende le preferenze. Non sempre l'eccezionalità di un soggetto magari si sposa con la capacità di avere consenso e fiducia elettorale, perché anche quello, insomma, è una esperienza che si matura nel tempo e con determinate abilità. Dopodiché io mi auguro che Luciano D'Amico intanto resti dentro il Consiglio regionale, perché la volta scorsa chi è stato eletto e chi è arrivato secondo ed è stato eletto andò a fare un'altra cosa al commissario, una cosa che se avessimo fatto a parti inverse sarei stato linciato, però Legnini non rimase a fare il consigliere di opposizione. Spero che Luciano D'Amico lo faccia e che magari con le buonissime intenzioni che ha dichiarato faccia anche salire il livello dell'opposizione, perché in questi 5 anni non è stata all'altezza nemmeno di fare l'opposizione. Allora, noi veramente adesso siamo quasi da denuncia da parte del prefetto, perché stiamo per chiudere davvero la campagna elettorale, non vorrei creare conseguenze a nessuno. Vi devo soltanto ricordare che noi ci vedremo davvero e saremo visti, come diceva Marsilio, diceva anche D'Amico, veramente da tutta Italia. Alle 22:30 inizieremo la diretta, saremo collegati oltre che con la redazione del centro, con le sedi dei loro comitati elettorali, con Pozzuoli, dove Antonio Noto alle 23:01 ci dirà il dato del primo exit poll sull'Abruzzo, quello che poi sarà rimbalzato su tutti i media internazionali. Noi per questo ringraziamo anche la proprietà del centro di Rete 8 che, insomma, hanno voluto fare questo sforzo proprio per garantire agli abruzzesi un'informazione più completa. Poi si potrà criticare, perché Antonio Noto verrà chiamato in causa anche da molte poi domande. Poi vediamo se ci indovina. No, ma lui già ha detto che sugli exit poll, sui sondaggi, no? Ci divertiremo a vedere. Appunto, sui sondaggi nessuno di voi commenterà nei primi minuti, avrete questa prudenza che noi ovviamente comprendiamo. Posso scommettere che
che commenteremo al risultato acquisito. Certo. È lo stesso noto ha premesso che appunto serve per capire un orientamento, un sondaggio, ma noi già dalla mezzanotte avremo invece le prime proiezioni che saranno sui dati reali. Come dice Noto, di pietra e non quelli di paglia, che sono i sondaggi, come che possono essere influenzati anche da qualche bugia da parte di chi risponde. Bene, grazie a tutti voi. Naturalmente noi ci vediamo imperdibilmente domenica sera a partire dalle 22:30. Arrivederci.